avanti. Eccoci arrivati a questo nostro secondo, diciamo, appuntamento. Io in questi giorni ho pensato molto se fare dei tutorial pratici, insomma, con degli esercizi reali da farvi fare, oppure se parlare solamente della voce. In linea di massima, in questo momento almeno preferisco, almeno nel tutorial di questa sera, preferisco solamente parlarvi di un argomento specifico della voce. Perché non diciamo, ho abbandonato l'idea dell'esercizio? Perché per fare gli esercizi fatti bene ci vuole l'insegnante, ci vuole il maestro che vi ascolta. Oltretutto c'è da dire una cosa, che non esistono degli esercizi, come dire, fatti a priori, ok, che poi funzionano su tutti. Un esercizio deve essere adeguato all'allievo, deve essere adeguato alla vostra situazione vocale, alla vostra situazione che in senso, un linguaggio insomma un po' più tecnico, potremmo chiamare pneumofono risonanziale, no? Perché dico questo? Perché voi potreste avere delle tensioni corporee, delle tensioni fisiche che con un esercizio sbagliato potrebbero addirittura aumentare. Questa è la motivazione per cui il sottoscritto non crede assolutamente ai metodi belli impacchettati, no? Cioè, no, io vado a fare lezione di quel metodo lì. No, il metodo in realtà dovrebbe essere l'insieme delle varie metodologie che l'insegnante di canto conosce al fine di farvi ottenere quel certo tipo di risultato, ok? Stasera volevo un attimino parlare dell'appoggio, cosiddetto appoggio e sostegno. Se facciamo un attimino un passo indietro sulla lezione, tra virgolette, insomma, sul video precedente, io lì, in maniera un po' semplicistica, ho detto: per cantare bisogna inspirare ed espirare cantando. Ok, beh, il succo della faccenda non è che cambia di molto, però cosa succede? Che nella voce cantata ci serve che la respirazione in qualche maniera si aggiusti. Questo aggiustamento in realtà corrisponde alla creazione di un valore pressorio, cioè di una cosiddetta pressione sottoglottica finalizzata alla vibrazione appunto delle corde vocali. Quindi l'aria deve essere pressurizzata in modo tale che possa valicare la rima glottica. Questa pressurizzazione dell'aria, del fiato, ok, volendo insomma usare un nome un po' più tecnico, è dosata e determinata dagli elementi del cosiddetto appoggio e del cosiddetto sostegno. Cerchiamo di capire cos'è l'appoggio, cos'è il sostegno. Nel momento in cui noi inspiriamo, il nostro diaframma discende, okay? La gabbia toracica si dilata, l'addome, soprattutto la parte alta dell'addome, leggermente sporge per far sì che il diaframma possa abbassarsi insomma completamente, permettere quindi ai polmoni la piena presa d'aria. Ora cosa succede? Che in questa inspirazione noi abbiamo creato così il presupposto per l'appoggio, perché in realtà l'appoggio non è nient'altro che quel momento iniziale in cui noi abbiamo il fiato e nell'emissione del suono lo manteniamo. Questo momento iniziale, poi in modo un pochettino anche soggettivo, dura alcuni secondi, no? Alcuni momenti, e però poi si tramuta immediatamente in un'attività da parte di quelli che chiameremo in modo molto generico muscoli addominali, anche se andiamo a lavorare con delle fasce addominali ben specifiche, ma non sto facendo e non voglio fare una lezione di anatomia. Cosa succede? Che vedremo la nostra pancia, per dirlo ancora in modo più spicciolo, rientrare al fine di accompagnare il diaframma verso l'alto. Questo accompagnare il diaframma verso l'alto è chiamato sostegno. Il sostegno è finalizzato al mantenimento della pressione sottoglottica necessaria al fine di permettere alle corde vocali di poter vibrare.
Noi un esempio di appoggio e sostegno lo possiamo ottenere da subito in maniera anche abbastanza semplice, facendo un esercizio molto banale, un esercizio stupidino, che però ci permette di capire questo. Se io inspiro, poi emetto una S, un sibilo. In tutti questi primi momenti in cui io sto espirando, avverto che in realtà non sto assolutamente spingendo il fiato, ma per far sì che questa pressione sia costante, quasi lo sto trattenendo. Ora, volendo entrare un po' nella chimica della voce, come faccio a trattenere questo fiato? Chiaramente usando alcune strutture muscolari, tra cui i muscoli intercostali esterni, tra cui il trasverso dell'addome e quanto altro, ma ripeto, non mi interessa entrare prettamente nel merito fisico-meccanico dell'emissione. Da un certo punto in poi, cioè quando magari il mio fiato andrà finendo, quindi mi svuoto un po' e parto già vuoto, il mio addome comincerà a rientrare, okay, spinto per l'appunto dai muscoli addominali, i quali mi stanno consentendo di mantenere questa stessa pressione, che in questo caso è della S. Anni fa io sentivo far fare un esercizio, no? C'erano degli insegnanti di canto, ma anche qualche logopedista, i quali facevano fare degli esercizi sulla costanza del fiato. Gli dicevano: no, ma se tu respiri bene, devi avere questo fiato sempre costante. Ecco, questa è una balla. Cosa voglio dire con questo? Che non è mica vero, nel senso che nel canto noi non utilizziamo quasi mai la stessa quantità di fiato, per la stessa pressione. Per quale motivo? Perché cambia l'altezza del suono, cambia l'intensità del suono che stiamo emettendo, ma anche cambia la vocale. Ok, ci sono tante variabili, in base a queste variabili cambia tranquillamente la pressione che andiamo a generare. Quindi non è corretta l'idea che in realtà una corretta respirazione sia data da questa stessa, dallo stesso, quindi questi esercizi in cui ricordo all'epoca degli insegnanti di canto ti facevano mantenere una candela abbassata e così via. Nella pratica poi del canto servono poco a nulla, però io attraverso questo tipo di esempio riesco a far capire a chi magari sta dall'altra parte del monitor e ha poco approccio con l'idea di appoggio e sostegno, il naturale movimento, i naturali movimenti muscolari, il naturale aggiustamento, assestamento muscolo-scheletrico che naturalmente compie il corpo al fine di farmi ottenere questa S prolungata nel tempo e che sia quanto più costante possibile. Ora qui bisogna dire subito una cosa, che l'appoggio e il sostegno in realtà sono due elementi che però fanno parte sempre di quel famoso mondo di cui abbiamo parlato nella prima lezione, che consisteva nell'inspirare ed espirare. Inspirare, espirare cantando. Il rallentamento, il controllo di questa espirazione cantata è sottoposto a queste regole che, guardandole al microscopio, le chiamiamo appoggio e sostegno. Okay? Quindi inizialmente l'appoggio, ovvero questo rallentamento della risalita repentina del diaframma, che poi però immediatamente, da un certo punto in poi, si traduce nel fatto che l'addome non viene spinto. E attenzione, perché c'è qualcuno che dice: no, tu devi spingere l'addome indietro. No, no. L'addome non deve essere né bloccato né retratto volontariamente, ma l'addome deve essere lasciato libero di poter rientrare, andando così a far emergere quello che poi è il movimento che in tecnica vocale vogliamo chiamare quello del sostegno. Ok? Una cosa, e poi per questa sera magari vi saluto sperando di avervi chiarito almeno le idee in questo senso qua. L'appoggio e il sostegno sono dei punti di arrivo. Non si parte appoggiando, non si parte sostenendo. Cosa voglio dire con questo? Mi sono probabilmente espresso male. Vuol dire che
Il cantante, studiando, lavorando sulla propria voce e chiaramente facendo gli esercizi giusti, adatti alla sua vocalità, adatti al suo sistema, ok? Facendo questi esercizi giusti, arriva ad avere questo rallentamento della risalita del diaframma attraverso appunto che è un risultato, che è un risultato, che come ho detto prima è un equilibrio, ok? Quindi diciamo subito, diciamolo a chiare lettere subito. Allora, per appoggiare non bisogna né spingi la pancia fuori, spingi la pancia dentro, spingi le costole fuori, spingi le costole dentro. Tutto questo non è assolutamente l'appoggio. Ok? Allora, spesso vengono qui degli allievi di altre scuole e mi dicono: no, il mio vecchio maestro diceva che quando vado sulla nota aguta devo spingere la pancia fuori. Ma non c'è una motivazione, perché l'appoggio non è una spinta della pancia in fuori, ok? Quella linea poi potrebbe prendere un altro nome, ma che non appartiene sicuramente al tipo di scuola che io amo, ok? Che è la scuola del canto naturale, il canto fisiologico. L'appoggio non è un atto volontario. Qualsiasi intenzione che voi abbiate nel controllare volontariamente i vostri muscoli durante il canto si traduce in una tensione muscolare. Anche perché poi, volendo fare un'osservazione, ma posso mai io sapere con sicurezza quanto appoggiare una nota? Mi spiego. Se parliamo un attimino in termini un po' più meccanici, abbiamo una nota che in realtà è basata sul numero di hertz, quindi di frequenze, okay, di vibrazioni al minuto secondo che compiono le corde vocali. Abbiamo una vocale che anch'essa si forma tramite delle frequenze e abbiamo un numero di decibel, cioè abbiamo un'intensità di emissione, okay, che dipende dalla resistenza che le corde vocali hanno nei confronti dell'aria. Infatti, diciamo che il volume. Che cos'è? Il volume è dato dalla forza di rilascio del fiato da parte delle corde vocali. Più aumenta la resistenza delle corde, più aumenta il volume della mia vocalità. Allora, detto ciò, posso io in maniera diretta, volontaria, sapere, determinare su una certa nota, con una certa vocale, ad una certa intensità, che pressione interna, che pressione sottoglottica creare? Chiaramente no. Chiaramente no, ragion per cui cadono subito tutte quelle scuole che vi suggeriscono di appoggiare di più o appoggiare di meno. Appoggiare di più nel senso di dire ora spingi in fuori o al contrario spingi dentro, che poi non ha ulteriormente senso perché diciamo così che il movimento all'interno di retrazione dell'addome va sotto il nome di sostegno, per cui già non possiamo parlare più di appoggio, ma lì parliamo solamente di ignoranza tecnico-vocale. In realtà, questo mettere direttamente, volontariamente le mani sulla vostra muscolatura vi allontana dal canto libero. Allora, come faccio io, giovane cantante, ad arrivare all'appoggio? Attraverso degli esercizi specifici con i quali io vado a lavorare, vado a suscitare quegli equilibri muscolari tra muscoli che definiremo per semplicità tra muscoli inspiratori e muscoli ed espiratori, al fine di creare questo equilibrio muscolare per cui andrò a condizionare il muscolo diaframmatico sia a salire, certo a salire, ma a salire con molta, molta, molta lentezza. Quindi torniamo alla prima lezione in cui ho detto che si canta, il principio del canto è basato sull'inspirare e sull'espirare. Allora, quando canto io espiro, ma con questo sistema, cioè guardando al microscopio vado a chiamare appoggio e sostegno, ma che non è nient'altro che una lenta, lentissima espirazione, che è il risultato di un equilibrio. L'insegnante che vi dice ora appoggia questo suono è un insegnante che, a mio parere, ha le idee un tantino contorte sulla tecnica vocale. È come dire ad un bambino: bene, ora cresci. No, il bambino crescerà con il suo tempo, ok?
Così come l'appoggio è il risultato di un equilibrio, così come tutto il mondo della tecnica vocale. Vi ringrazio per l'attenzione. Ciao.